Ciao, oggi vi mostro come preparo il macco di fave. Il macco è una ricetta tradizionale siciliana e si può fare sia con le fave secche che con le fave fresche. Io ve lo proporrò con le fave fresche perché secondo me sono molto più saporite. Come prima cosa, iniziamo a togliere le fave dal baccello in questo modo. Dopo che le avremo liberate tutte, bisogna togliere ulteriormente questa pellicina. Io le ho già pulite, ovviamente, sciacquate e le inserisco in un legame. Una cosa importante è riempire la pentola di acqua, ma arrivare al livello delle stesse fave, non mettere troppa acqua. In questo modo. Adesso metterò a cuocere a fiamma bassissima in un fornello piccolo. Coprirò col coperchio Magic Cooker che mi aiuterà molto nella cottura. L'elemento fondamentale di questa ricetta è non arrivare alla cottura delle fave, ma al completo disfacimento che deve avvenire a fiamma lenta. Per questo io mi preparo un pentolino dove metterò dell'acqua a bollire, semplicemente dell'acqua che aggiungerò man mano nel momento in cui mi si asciuga l'acqua che c'è all'interno del tegame. Intanto che si cuociono le fave, io preparerò delle verdure tagliate a pezzettini molto piccoli che mi serviranno per aromatizzare il macco. Le utilizzerò quasi a fine cottura. Preparo pomodoro, cipollotto, broccolo siciliano, carota, sedano e l'immancabile finocchietto. Dopo circa mezz'ora di cottura, ecco che le fave cominciano a spappolarsi. Do una mescolata e lascerò continuare la cottura. La cosa che devo controllare è se ho ancora del liquido, altrimenti mi ero già preparata l'acqua e comincerò ad aggiungerla, ma in questo caso ancora non è necessaria. Controlliamo le fave. Dopo circa tre quarti d'ora l'acqua sicuramente si sarà asciugata. Vi faccio vedere. Questo è il momento in cui dobbiamo aggiungere nuovamente un po' di acqua. Acqua rigorosamente calda. Mescolo e lascerò cuocere ancora un pochino finché non si saranno spappolate del tutto. Ripeterò questa operazione finché tutte le fave non saranno cremose. Dopo aver frullato oppure dopo aver atteso che arrivi a questo tipo di consistenza, continuando ad aggiungere sempre l'acqua e mescolando, dovete aggiungere un po' di acqua bollente ed aggiungere delle verdure. Mi raccomando, poche verdure, dobbiamo solo aromatizzare, non dobbiamo certamente fare un minestrone. Lasceremo cuocere adesso per circa 15 minuti. Adesso il macco è pronto. Le verdure sono cotte, aggiungo un cucchiaino di sale, un bel giro di olio extravergine di oliva ed un po' di pepe. Spengo e lascio riposare qualche minuto. Ecco, guardate che bontà. Intanto che si riposa, prepariamo la pasta. Ho già impastato della farina di grano duro con acqua. Ne ho fatto una pallina e l'ho fatta riposare per una mezz'oretta. Adesso la possiamo spianare col mattarello oppure con una sfogliatrice. Io ovviamente già l'ho preparata. Eccola. Adesso la arrotoliamo e la tagliamo sottilmente. Questa è la tipica tagliarina che le nostre mamme, le nostre nonne facevano appositamente per metterle nel macco. La tagliamo in questo modo. Poi la apriremo così e l'andremo a calare nel mostriamo il tagliere e siamo pronti per impiattare. Possiamo consumare il macco in due modi, o con dei crostini, in questo modo, guardate la densità che abbiamo raggiunto. Mettiamo sempre un filo d'olio, un po' di pepe e dei crostini. Ed il nostro macco è pronto. Se invece voglio mettere la pasta, lascio circa 2 cucchiaioni di macco nella pentola, la rimetto sul fuoco e aggiungo dell'acqua bollente, circa mezzo litro. Porterò ad ebollizione.
nel momento in cui bolle potrò inserire la pasta. Possiamo calare la pasta. Ecco, mescolo. Aggiungo un pizzico di sale e lascerò cuocere per qualche minuto, perché è una pasta fresca fatta in casa. Possiamo impiattare. Dopo circa 4 minuti di cottura e qualche minuto di riposo, il mac è pronto. Guardate com'è cremoso. E adesso, come sempre, un giro d'olio di extravergine d'oliva, un po' di pepe, un piccolo decoro. Buon appetito!